accende del terra, poco asfalto anche per Ezio Soppa, ci sarà insomma tutto da rimettere in gioco. Mirko Fontanti con Silvia Mosena, un saluto ad entrambi, ben ritrovati. Buonasera a tutti. Come siamo messi qua dentro? Calduccio ce n'è? Calduccio sì, dai, adesso si è messo un po' più a piovere, ma lo sapevamo comunque che arrivava, quindi ce l'aspettavamo. Quindi belli concentrati a pensare già a portarla fuori questa sera, mi sembra ovvio? Grazie! Qualche istante ancora per consegnare alla navigatrice la tabella di marcia col tempo effettivo di timbro. Una prima prova speciale che partirà alle 18.33 come da programma. Per quanto riguarda i primi concorrenti, provetta dicevamo corta, molto intensa, sicuramente il bagnato, il viscido che è andato qui proprio. Thank you.
po' più avanti, ancora un attimino più avanti. Fotografi si arrabbiano, se no, perché fanno brutte foto, dicono va bene così, va bene così. Mirko, sapete che avete raggiunto un bel obiettivo, no? Non lo so se prima di partire ve l'eravate prefisso o se, come ci avete detto invece sul palco, l'importante è che partiamo, ma vorremmo anche arrivare alla conclusione, poi quello che arriva arriva, vero Silvia? In realtà non è stato proprio così, perché questi signori, che potrei inserire nel lotto di 10 in quanto outsider di lusso, si sono talmente ben comportati che portano a casa la nona prestazione assoluta, quindi un grande applauso. Vedi la soddisfazione. No, bello, bello. L'obiettivo è riuscire ad arrivare nei primi 10, anche se prima della gara sinceramente la vedevo molto dura, no? Sì. E poi le condizioni meteo sicuramente non ci hanno aiutato, ma come poi a tutti, però alla fine siamo riusciti a fare bene. Allora, una bella perlina da mettere in cantiere, anche perché è stata questa prima un'edizione molto difficile per quelli che insomma se la giocavano per vincere, sicuramente anche per voi che avete giocato non un ruolo di ricalzo, ma un ruolo da protagonisti nella top 10. No, no, certo, anche perché era la prima gara comunque con un R5 in assoluto, quindi benissimo così, insomma. Ha potuto da capire? Sì, sì, sì. Che l'hai capita? Sì, anche senza dirlo, è stata bravissima. Facciamo ancora un applauso. Coppe al cielo, non gli assoluti, Contalti, Mosera. Grazie, alle prossime. Presidente, vedo che è già in pole position perché il suo grande amico, adesso spiego anche un po' perché direi che potrei definire tutto tranne che realista il prossimo che arriva sul palco, giusto? Sì, sì, sì. Il suo mondo è ben altro, è la pista soprattutto. Ma il Dario si ci mette con tutto, con le cronoscale, insomma basta che ci sia qualcosa che gira, lui c'è. Sì, sempre così, sì, sì. Però visto che ho fatto un bel risultato, oggi sono contento. Ti aspettavi forse anche tu questa prestazione in senso assoluto oppure no? Sì, se lui ci sta tanto in macchina è uno che va forte, quindi ce l'ha buona. E allora vieni Darione, che vediamo.